GF, Fiordaliso Bacchetta Perla. Mi aveva stancato dall'inizio. Beatrice ha dato tutto quello che poteva. La cantante ed ex Ceffina ha finalmente detto la sua sulla vittoria della compagna di Mirko Brunetti e sulla seconda posizione di Beatrice Luzzi. Fiordaliso torna a parlare del Grande Fratello. Ha ormai più di una settimana dalla finalissima che ha visto il trionfo, un po' a sorpresa, di Perla Vatiero su Beatrice Luzzi. La cantante ha commentato per la prima volta quanto successo al reality show di Alfonso Signorini in un'intervista al settimanale Nuovo TV. Fiordaliso non si è risparmiata nei confronti della vincitrice, con affondi molto diretti, e ha detto la sua sull'esperienza dell'amica e attrice all'interno della casa di Cinecittà. Scopriamo cosa ha detto. Fiordaliso sulla vittoria di Perla Vatiero. La 17ª edizione del Grande Fratello, come detto, si è conclusa con la vittoria di Perla Vatiero, capace di ribaltare i pronostici e di aggiudicarsi il reality show di Canale 5 nella finalissima contro Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Simona Tagli, Rosy Cini e la seconda classificata Beatrice Luzzi. Un'altra concorrente che aveva indubbiamente grandi chance di arrivare in finale era Fiordaliso. La cantante, però, ha deciso di ritirarsi volontariamente al 148esimo giorno all'interno della casa più spiata d'Italia. L'ex Ceffina, intervistata da Nuovo TV, ha finalmente detto la sua sull'esito del GF, con Perla ha vinto la gioventù e la storia d'amore, anche mi avevano stancato dall'inizio. Il secondo posto di Beatrice Luzzi. Anche nella casa di Cinecittà Fiordaliso, effettivamente, si era mostrata subito stufa del tira e molla infinito tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, una delle dinamiche protagoniste di questa edizione del programma. La cantante non ha mai nascosto di preferire la concretezza, e nell'intervista al settimanale ha chiarito di avere fatto il tifo per Beatrice. Volevo che arrivasse prima Beatrice. Dico questo perché lei non è mai risparmiata, nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Beatrice ha avuto tante difficoltà e alla fine ha prevalso Perla con la sua storia. Fiordaliso ha dunque definito Beatrice come una donna che ha deciso di non mollare ed è fuori di dubbio che la cantante abbia fatto il tifo per l'amica nel corso della finale, il cui televoto ha fatto storcere il naso a tanti ma il cui esito è stato accettato col passare del tempo. Anche la stessa Beatrice Luzzi, archiviata la parentesi reality, è pronta a tornare in TV e le offerte non mancano.